andiamo a fare quello che si chiama riequilibrio fasciale. Mollamela ancora, rilassa, rilassa. Ti vado a liberare tutte e due. Un po', un po'. Voilà. Ti faccio giusto un test di compressione. Diciamo che ti ho resettato tutte le articolazioni. Allora, ti sto testando la capacità degli astragali di decomprimersi. Effettivamente, come tu sostieni, questa zona è completamente più bloccata. Allora, vediamo, proviamo a lavorarla un secondo. Sì, molto compressa. Ci troviamo qui di fronte a una situazione bilaterale di dolori alle gambe, dimmi se sbaglio, dove qui c'è un fastidio principalmente nell'estensione e qua sotto la fascia plantare. Dai primi test sulla fascia dell'astragalo, perché ricordiamoci che qui c'è malleolo interno che è la tibia, malleolo esterno che è il perone, parte astragalica interna che chiude la morsa del gioco astragalico. La capsula risulta leggermente più anteposta, quindi può essere classico nel fatto che il piede risulta leggermente più anteposto, quindi più bloccato in tutta la parte legamentosa. Può essere che per compenso sta scaricando male qua e li sta prendendo anche la pianta. Andiamo a liberare le gambe, calcolando che sono il mio must, no? Ci lavoro con i piedi da ormai più di 10 anni, avendo fatto tantissimi giocatori. Vediamo un po'. Questa è tutta la fascia. Allora, sì, è probabile. Mollami la gamba, rilassami. Il piccolo clac che hai sentito è già la fascia articolare che è tornata a posto. Vi ricordo che quando si controlla un piede, il piede non è mai solo il piede, bisogna controllare tutta l'articolazione dell'anca, perché all'inizio, quando si hanno dei fastidi qua, si vengono compensati subito sul ginocchio e poi sull'anca. Infatti molto spesso, molte persone, partiamo da un arto prima, molte persone tendono ad avere facilmente dai dolori al piede, partono fin sopra alla parte della gamba stessa. E mo vediamo un po'. Ti sto andando ad ammorbidire la pianta, la tibia. Calcolando che lui gioca molto a pallacanestro, quindi lo si vede dall'altezza, due sono un pallacanestro, un pallavolo. Anche se bugia, tuo fratello è bello alto, giocava, faceva pallanuoto. Comunque stiamo liberando la tibia, perché dalla tibia ci sono tantissime compressioni sulla fascia articolare e quindi con le sollecitazioni della pallacanestro vanno a creare compressioni su tutta la base dell'anca. Sarebbe utopico credere che un problema qua rimanga qui, ma viene automaticamente smosso su tutte le articolazioni. E vediamo un po'. Comunque, per chi non mi conosce, ciao, sono il dottor Mazzarano, esperto in disturbi viscerali e precisamente in biomeccanica. Sono nato con la biomeccanica e ora vediamo bene. Allora, sdraiati un secondo. Andiamo a fare quello che si chiama riequilibrio fasciale della fascia articolare. I piccoli clac che già stiamo sentendo, semplicemente muovendo l'articolazione sul ginocchio, fa capire che avendo liberato l'articolazione il piede sta iniziando a muoversi diversamente. Mantieniti proprio dietro al lettino, sì. Mollami la gamba, mollamela ancora, rilassa, puoi lasciare le braccia. La componente legamentosa che stiamo andando a trattare è fondamentale perché il ginocchio è un'articolazione molto neurologica che risponde molto agli stimoli che vengono sia dal basso che dall'alto. In questo caso la manovra che ho fatto prima di decompressione dell'anca serve appunto a scollare tutto il blocco del genere. Ovviamente l'arto finisce a livello del bacino, ma il bacino lo dobbiamo liberare in questa maniera. Stiamo andando a sbloccare parte della componente dello psoas, perdonami, sono un po' cattivo. Lo psoas è un regolatore di forze, se qua c'era troppa pressione lo psoas scarica male. Quindi ora andiamo, molla un po'. Ti vado a liberare tutte e due, proprio perché come mi hai detto prima, la zona articolare bilaterale, da una parte li prende la pianta, dall'altra parte li prende il collo del piede. Anzi, se questi contenuti vi piacciono, supportaci, seguici e commenta se c'è un amico o un'amica o tu stesso che ha avuto problematiche di appoggio. Vedi, potrebbe aiutarti questo video. Abbracciati un attimo, con tutte e due le braccia. Alzami la testa. Molla un po', molla un po', molla un po'. Voilà. Allora, andiamo a quelle che si chiamano, andiamo a liberare gli up slip sul bacino, che si chiamano praticamente posture scorrette, braccia incrociate dietro la nuca. Ti inclino di qua, butta. Stiamo andando a liberare la struttura articolare bloccata. Mollami un po', rilassa. Tutto questo accade perché appoggiamo male. Per farvi capire a volte cosa un piede
è in grado di creare. Ma volete la prova? Prendete un pezzettino di cartone molto resistente di 3 cm, mettetelo sotto al piede sinistro, al piede destro, e camminate, fatevi una camminata per un'oretta. Vedete poi i dolori che iniziano a venire. Gambe dritte, andiamo sull'arto sinistro, non ce lo siamo dimenticati. Allora, ti dico già che non è causa primaria, molto probabilmente la causa primaria era quello, gli aveva scompensato fino alla fascia del piede. Quindi ti vado a creare una liberazione della fascia. Mollami la gamba. Mollami di più. Stiamo andando a sciogliere in maniera sempre liquidale tutta l'articolazione. A parte che se oggi vai a giocare a basket fa un partitone. La settimana prossima. La tripla me la dedichi almeno. Allora, arrivato a rivedere la parte dello psoas. Vi ricordo che qua c'era una problematica adattativa, quindi a livello biomeccanico lavoriamo di meno la gamba, perché in realtà non c'è nulla di grave. Il blocco grosso, fatto sempre, seguito con dei test, era sull'arto di sinistra. Molto spesso chi ha a volte dolori bilaterali manifesta anche dolore lombare, però parliamo alla fine di un ragazzo del 2001, cioè compensa, non mi viene per un dolore lombare, mi viene più facilmente dicendo sto avendo dei fastidi al piede. Se avessi avuto 50 anni ma non ce li ha, mi sarebbe venuto, mi chiede, mi fa male la schiena, e poi avrei capito che c'è un problema al piede. Ti devo andare a riequilibrare giusto un attimo la cervicale. Perché riequilibrare la cervicale? Da un punto di vista posturale, l'obiettivo del corpo è sempre quello di avere gli occhi orizzontali, la visione orizzontale. Quindi il corpo cercherà qualunque compenso sulla cervicale sterza per andare a migliorare la situazione. Rilasso. Mollami di più. Allora, mi serve un attimo seduto, con le gambe di qua. Ti faccio giusto un test di compressione. Allora, fammi una bella inspirazione, stiamo andando a testare le vertebre lombari, butta fuori, scendi piano 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 piano, inspira e butta fuori. Allora, prova a fare due passi e dammi già una sensazione sull'appoggio. Potresti avvertirla già dall'inizio molto più sciolta. Soprattutto il piede sinistro, nella dorsiflessione. Diciamo che ti ho resettato tutte le articolazioni. Per me l'ideale sarebbe dire, inizia a muoverti, vedi un po' come va e capiamo tutto quanto.